Tante voci, ma sostanziale fase di stand-by nell'ambito della trattativa societaria per il Pescara. Nei giorni scorsi il presidente onorario Marinelli aveva parlato dell'interessamento di un gruppo che poi ha dirottato le sue mire su Palermo, chiaro il riferimento al City Group, proprietario del Manchester City e di tanti altri club al mondo. Non più tardi di 2 giorni fa ha parlato nuovamente il presidente Daniele Sebastiani, che ha detto: sono convinto di rafforzare la società, perché il Pescara merita sicuramente di stare in una piazza diversa, non fosse altro per quello che abbiamo costruito fino adesso. Rafforzare la società significa che magari arriva qualcun altro molto più bravo di me e fa meglio. Se poi non dovesse arrivare, io sto qua, sono stato per 13 anni, non è che la 14ª stagione mi fa paura. Quindi sicuramente l'obiettivo è quello, però vedremo strada facendo. Insomma, per quanto lo stesso Sebastiani abbia svariati contatti, non sembra essere vicino il momento di una reale cessione societaria, mentre le ipotesi più verosimili sembrano o un allargamento della base societaria oppure una prosecuzione a pieno regime della proprietà Sebastiani, che avrebbe come conseguenza un progetto tecnico che vorrà essere sì ambizioso, ma puntando sui giovani. Ieri sera nel corso di Replay ha rivelato alcuni dettagli il sindaco di Pescara Carlo Masci, che giorni fa è stato coinvolto da Sebastiani. Il primo cittadino nella sede del Pescara ha incontrato alcune persone italiane d'origine ma che operano all'estero. Masci non si è sbilanciato sui nomi, l'incontro è stato rapido e i nominativi si sono persi nell'ambito delle presentazioni. Argomento principale: la fattibilità di lavori di riqualificazione dello stadio Adriatico Cornacchia, fattore fondamentale evidentemente per attrarre investimenti. Investitori dall'estero. Il Comune e la Regione sono disponibilissimi, ove dovesse arrivare una proposta di riqualificazione dello stadio di Pescara, ovviamente nel rispetto della normativa collegata ai beni ambientali, perché è fondamentale. Oggi gli imprenditori vanno dove possono ottenere riscontri ai loro investimenti, e questo avviene solo in alcune città, non avviene in tutte le città dopo il Covid. In quei pochi minuti in cui siamo stati con queste persone, devo dire che loro hanno sottolineato l'interesse anche per questa città. Io l'impressione che ho è che questa città sia molto appetibile dal punto di vista degli investimenti, e ho avuto anche questa sensazione parlando con queste persone.